al Green Dragon di Francavilla al Mare, 10 elaborati per pizza in tour. Mimmo D'Alessio dell'Accademia Italiana della Cucina torna alla pizza protagonista della scena, un piatto davvero unico nel suo genere. Beh sì, la pizza sta diventando forse il piatto più protagonista della cucina italiana, perché è il piatto più, forse più gettonato in assoluto. Ci fa conoscere l'Italia in tutto il mondo con una cosa davvero nostra. Ed è tanto famosa che dovunque vai, in qualsiasi parte del mondo, si trova scritto pizza. In realtà molte volte la pizza viene confusa con un contenitore dove sopra ci si può mettere di tutto e più di tutto. In realtà la buona pizza più è semplice e più è buona. Cosa ci va con la pizza? Un buon bicchiere di vino o di birra? Con la pizza secondo me ci va bene tutto, dall'acqua, dalle bibite al vino e alla birra, perché la pizza è un qualcosa di particolare che piace a tutti, tant'è vero che adesso si fanno le pizze anche con la Nutella, quindi la pizza può andare bene dalla colazione fino alla cena. Quello che è molto, è anche un fatto sociale, perché la pizza è un aggregante. Quando si incontra con qualcuno, piuttosto che dire quando ci possiamo vedere, quando ci possiamo fare una pizza insieme, perché la pizza è un qualcosa di ampio. E poi la pizza non sempre è soltanto la pizza, perché magari quando si fa la pizza insieme si vuol dire che si vuole socializzare un pochettino di più, vuol dire che si può parlare. Due ragazze che si incontrano per la prima volta, che non hanno il coraggio di dichiararsi l'amore, dice ci andiamo a fare una pizza insieme. Ecco, la pizza è un qualcosa di grande, ed è per questo che forse l'UNESCO ha voluto dare alla pizza un bene proprio dell'UNESCO, proprio perché è un qualcosa che ci appartiene a tutti, indipendentemente che sia stato inventato in Italia. Anzi, devo dire, la particolarità è tanto famosa nel mondo che in Inghilterra hanno fatto un sondaggio sulla pizza e gli inglesi, all'80% degli inglesi, sono convinti che la pizza è così popolare che pare che sia stata inventata per loro in Inghilterra. In realtà è un bene nostro, tutto italiano, e ne siamo orgogliosi. Tutti possono preparare la pizza? E quali sono le difficoltà pratiche nel prepararla nel migliore dei modi? La pizza, la dice la parola stessa, la cosa più importante è preparare l'impasto con lievito, farle lievitare. Si trovano in commercio tantissime cose già pronte. In realtà la vera pizza è quella che i pizzaioli hanno i loro segreti, lievito madre, di lasciarci un po' di lievito per il giorno successivo. Ma tutti possono preparare la pizza, l'importante è metterci, condirla con senza esagerare, con qualcosa che piace, e la pizza poi diventa una festa. E quando ci siamo fatte la pizza insieme, credo che abbiamo festeggiato insieme.